Ciao, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal Web. Iscriviti se ti va e attiva la campanellina. Si è spento nella notte del 5 febbraio Alberto di Pisa. Lo conosciamo benissimo perché nell'ultimo anno è stato presente a tantissime trasmissioni italiane, da Pomeriggio 5, Mattino 5, da Eleonora Daniele su Rai 2, insomma tante trasmissioni perché lui era un ex procuratore del pool antimafia, ma indagò moltissimo anche sul caso Denise Pipitone. Alberto di Pisa aveva 78 anni, era un componente del pool antimafia voluto da Rocco Chinnici e giudice nel maxi processo di Palermo. Era ricoverato all'ospedale Cervello di Palermo per una grave malattia. Dimesso poi nella giornata del 5 febbraio era in fin di vita, è stato portato in ambulanza con i suoi familiari dove poi l'hanno vegliato fino a tarda notte. Di Pisa, l'avevo accennato all'inizio, è stato anche procuratore a Marsala, dove ha seguito in primis il caso della piccola Denise Pipitone, nonché l'anno scorso l'abbiamo visto, come vi stavo raccontando, in tantissime televisioni e trasmissioni TV, dove lui stesso dava il suo pensiero, il suo giudizio sul caso proprio di Denise. Ovviamente noi tutti ci stringiamo al dolore della famiglia.